Eccoci qui, cari amici, buongiorno, buon fine settimana santo, seppure domenica Pasqua, vi auguro una serena e felice Pasqua da parte mia, ovviamente anche da parte di tutto lo staff del Bar Caffè Corsaro. Allora faccio una piccola premessa, mi raccomando, noi qui tranici, tifosi e non della Fortitudo Trani, accorriamo numerosi domani pomeriggio alle ore 18 al Palazzo di Trani per tifare tutti i Fortitudo Trani, perché bisogna vincere, battere la sveva Lucera per salvarsi e mantenere la Serie C Silver anche nella prossima stagione sportiva agonistica 2022-23. Ma parliamo del tema principale del video di oggi, ovvero di playoffs NBA. Che sappiamo già, mi sa dall'anno scorso, già da 2 anni, la struttura leggermente diversa con una qualificazione playoff chiamata play-in, ma andiamo ad analizzare le prossime partite. Playoff, o meglio play-in per la promozione playoff, le finali. Per appunto accedere ai playoff vedranno il giorno 16, quindi nella notte tra oggi e domani, Cleveland Cavaliers contro Atlanta Hawks. Sempre tra oggi e domani alle 4 del mattino, Clippers New Orleans Pelicans. Il 16, però in ora serale italiana, inizieranno gli ottavi di finale, Dallas Utah Jazz alle 19, alle 21:30 Memphis Minnesota, il 17, appena scatterà il 17, quindi domenica alla mezzanotte, Philadelphia contro Toronto, alle 2:30 Golden State Denver. Alle 21:30 serali di domenica Boston-Brooklyn, il 18 mezzanotte e 30 Milwaukee-Chicago, poi si prosegue il 19 Philadelphia-Toronto all'1:30 di notte, alle 2:30 Dallas-Utah Jazz, alle 4 al mattino Golden State-Denver. Il 20 avremo alla mezzanotte Memphis Minnesota, il 21 all'1 di notte Boston Brooklyn, sempre il 21 alle ore 2 di notte Toronto Philadelphia, alle 3:30 di primissimo mattino Milwaukee Chicago, il 22 all'1:30 di notte Minnesota Memphis Grizzlies. Sempre il 22 alle ore 3 Utah Dallas, alle 4 del mattino Denver Golden State, il 23 avremo alle ore 2:30 Chicago Milwaukee, sempre al 23, che forse credo potrebbe essere magari un sabato, può darsi, alle ore 20 serali italiane Toronto Philadelphia. Sempre il 23 alle 22:30 Utah Jazz contro Dallas Mavericks, il 24 alla mezzanotte Brooklyn Boston, stessa ora, stesso giorno Minnesota Memphis, il 24 che credo quindi sia la domenica alle 19 serali Chicago Milwaukee, stesso giorno alle 21:30 serali italiane Denver Golden State, il 26, 2 giorni dopo, diciamo alla mezzanotte, Brooklyn contro Boston. E ovviamente sappiamo noi qui europei come dall'altro capo del mondo in America, sin dai primissimi tunnel, gli scontri playoff sono al meglio di 4 vittorie su 7, quindi c'è un protrarsi, diciamo, dei playoff, anche se sicuramente speriamo ne giochi lo spettacolo, quindi buon playoffs a tutti, in primis, diciamo, agli americani, poi agli amanti del basket in generale e nello specifico dell'NBA. In Italia, in Lega, siamo alle ultime giornate, anche lì piano piano ci avviciniamo ai playoff. In Serie A2 scatteranno,
le seconde fasi, i playoff nella Serie A di pallacanestro femminile, anche lì già si stanno facendo i playoff e playout, quindi insomma il menù è ricco. Ricordandovi ancora nuovamente questo fine settimana, sabato, credo tutti in contemporanea le partite, l'ultimo turno di Serie C Silver Regione Puglia alle ore 18 in contemporanea, Fortitudo Trani Sveva Lucero. Ovviamente bisogna recarsi al palazzetto almeno mezz'ora abbondante prima per prendere posto e controllo del Green Pass. E noi ci vediamo alle prossime occasioni, sempre qui YouTube, Facebook, Instagram. Settimana prossima altri video, anzi io mi auguro di una bella vittoria, perché insomma poi ci sta a corredo ovviamente un bel video, insomma ti ringraziamento per una squadra che comunque sta facendo di tutto e di più il possibile per raggiungere l'obiettivo della salvezza, della permanenza in categoria. E poi ovviamente insomma anche altri video, abbiamo l'imminenza per esempio al prossimo, no, questo fine settimana, l'altro ancora, il weekend di Formula 1 di Imola in Emilia Romagna, c'è tanta, tantissima carne al fuoco. Io ovviamente vi ringrazio per il sostegno e il supporto che date al mio canale con le iscrizioni, con le interazioni, delle visualizzazioni. Bene, quindi ho detto, noi ci vediamo alle prossime occasioni, buon proseguimento di settimana, buon fine settimana, buona Pasqua a tutti, non mangiamo tanto, manteniamoci, un saluto amigos, alla prossima, ciao!